Credo che innanzitutto sia molto importante provare a farlo. Nella mia esperienza di magistrato, ma anche al governo, ho avuto la fortuna di intendere le regole giuridiche, il diritto, mai come regole astratte, ma come regole di cui saper cogliere lo spirito e l'impatto applicativo sulla vita quotidiana di cittadini, di imprese, del sistema anche istituzionale. Ecco, io credo che si avvicinano le nuove generazioni al diritto trasmettendo loro il gusto del diritto, cioè trasmettendo loro la convinzione che il diritto non è un insieme di regole astratte, ma è una scienza ricca di vitalità, di valori, di storia. E credo fortemente che lo studio del diritto possa dare un contributo importante alla riflessione sulla contemporaneità e anche alla formazione civica. E in questo la scuola ha una missione, un compito, una responsabilità fondamentali. Voglio aggiungere un'ultima considerazione. E avere oggi il senso dello Stato, soprattutto per chi nello Stato lavora, significa anche saper e voler trasmettere ad altri quello che si ha avuto la fortuna di avere in termini di conoscenze e di esperienze. E questo un po' spiega anche questo corso di diritto, Ius Juristi in classe, e anche questa conclusione delle unità didattiche che si articola in alcuni colloqui che ho avuto con alcune personalità che sono state dentro, al vertice, talune di importanti istituzioni pubbliche, colloqui su temi talvolta d'avanguardia, talvolta fondamentali come i rapporti tra cittadinanza e Costituzione. Tutte le personalità alle quali ho chiesto di partecipare a questi colloqui hanno compreso il senso di questo progetto culturale e le ringrazio, da professori universitari a magistrati, primo fra tutti il presidente Curzio della Corte Costituzionale, a giudici costituzionali con l'ex presidente Giuliano Amato, a giudici amministrativi, primo fra tutti il compianto ex presidente del Consiglio di Stato Franco Frattini. Ecco il senso di questi colloqui e un po' tutto il senso del corso di diritto Ius Juristi in classe. Credo, almeno io l'ho inteso in questo senso, sia quello di creare un ponte tra lo Stato, le istituzioni che lo incarnano e le generazioni del domani.